De Lucia. Siamo qui per aspettarlo in diretta dallo Santo, sì. Ugo De Lucia. Non ho sentito, dillo ancora, che comincia, dillo ancora, eh. Ugo De Lucia. Che? Ugo De Lucia. Ugo De Lucia. Dillo ancora. Ugo De Lucia. Manca qualcosa in questa sigla, non riesco a capire cosa, ma manca qualcosa. Ne sei sicuro? Dici? Sì, zi. Sì. Secondo me non mordente. Manca di... Va bene, cambiamo argomento. Siamo qui e ti dico sì. E allora? E lui è un LP, quindi... Eccolo, Death Palomero, For a Sense of Palingenesia, bellissimo. Se vi piace il black metal e la malattia mentale, è il disco per voi. Se siete dei malati mentali. Beh sì, per apprezzare questa musica non è che devi essere proprio sano, ma nemmeno chi la fa lo è, secondo me. Però mi raccomando, recupera il disco che ti ho mandato l'altro giorno, perché è una bomba. Sì, ce l'ho lì, quando? Pronto. Fallo, perché ti può piacerti, non è dumettone, quindi può piacerti. No, ma a me il dumettone piace. Mentre sappiate che a un personaggio che stiamo per presentare gli si sta svuotando il conto in banca nel giro di una... Gli è arrivata una mail da un certo principe nigeriano che ha detto: aiuta la mia famiglia e ti ripagherò. Purtroppo a lui basta dirgli due paroline magiche e apre qualsiasi. Non ho ancora risposto, ragazzi. Quindi no, guarda, se le due paroline magiche sono Federation Wrestling, allora ci siamo. È fatta. Shut up and take my money, come diceva il vecchio meme. È ritornato quel bello ometto del domingo, il gaffa. Mamma, che bello, eh? Guardalo lì. Ma guardate com'è bello, e com'è ometto soprattutto. E come sono ometto. Com'è ometto. Ho tanta rabbia in corpo, madonna, che... Vabbè, lasciamo stare. Sotto di me, e deve stare molto attento a dove tossisce stasera... Tossisci verso l'alto, Enrico. Meglio di profilo, ragazzi, o di fronte? Devo ancora capirlo. Qual era te lo può dire la signorina di Bergamo, secondo me. Sì. Signorina. Hai i baffoni più grossi dei miei, secondo e me. Un'altra persona che deve stare attenta a dove tossisce è il Santidad. It's time for the main event. Oh, dai, ultimo ma non meno importante, il padrone Fabrizio di casa, che è il padrone, a breve, che a breve avrà un infarto probabilmente, però va bene così. Beh, avrà un infarto per l'età, sì mica per altro, certo. Sì, vabbè. D'altronde, arrivando ad una certa età, il cuore ce la fa sempre di meno. Le esiscono. Eh sì. Il flusso del sangue poi è un casino, che nemmeno vi sto a dire. La settimana scorsa avevo esordito con Ola Fabrizio Grassi, questa settimana ho voluto un po' cambiare il repertorio, no? Beh, sì. Però mi è piaciuto molto, l'hai fatto bene. Sì, a differenza di me che mi ero proposto per farlo, che l'ho sbagliato clamorosamente l'ultima volta, però va bene. Alla salute con quest'acqua gargantesca. Sì. Buonissimo. Che quanto fa sto donna e voce, ma è sempre in mente lo zio quello lì, Rush. Praticamente lo zio Ruscio. Ma io mi immagino però il figlio di Dragon lì, cioè che poraccio, tra 20 anni che si trova Ruscio come zio e gli inizia a raccontare puttanate più grosse del Messico. Io tua zia, va bene, no, la zia niente. La zia ma niente. Il nipote è ancora tutelato, il nipote tutelato, pensa al figlio. Quando avevo la figlio... tua età. Leo al figlio come American Dad quando vuole far vedere a suo figlio signori un po' di contegno per favore, siamo in fascia protetta, siamo in prima serata,
Per favore, dai. Tornati in quarto con Pompone. Non vuol far vedere che l'uomo di casa è ancora lui. Piccolo Willy e le sedute dello psicologo, ne avrà tanti. Secondo me dovrebbe iniziare già adesso. Cioè, voi immaginatevi cosa, cosa potrebbe succedere se il piccolo Willy dicesse: no, ma io non voglio fare il luchador. Voglio fare il ballerino. Credo che non voglio essere come Billy Ballo, voglio essere come Billy Ballo. Credo che lì sia l'unico caso che non gli dicano: non passa nada. No, passa lo che passe. E sta passando, sta passando. La cosa bella è che si chiamerà tipo El Hijo de Rush oppure Rush Junior. El Hijo del Toro Blanco. El Hijo del Toro Blanco. Non può neanche scegliersi un nome. No. Il nieto della bestia. Ricordiamoci che Rush ha debuttato come Pierrot Junior, che Pierrot era il vecchio nome della bestia, quindi non lo so. Ah, non lo faceva non lo faceva per Pierrot francese? No. Quello strano, è lo zio. Strano, perché lo facevo molto acculturato. Io no, quello è lo zio di secondo grado da parte della madre. Quindi c'è un po' di influenza, però ecco, sì. Però non è Covid. Allora, non abbiamo messo i banner, però vi diamo una marea di notizie. Però, prima di tutto, via purpura, soppiattolo. Pronti. Attenzione, sì. Perché siamo a tempo, mi raccomando. Mi raccomando. Sognando con la luna, mamma mia, che difficoltà! Incredibile. Va bene, ragazzi, l'abbiamo fatto. Prepararsi la solo iniziale per arrivare a Lluvia Purpura. Sì, è un pezzo di free jazz dove ognuno va dove cazzo si sì, va. Sì. Stavamo improvvisando. Dai, almeno la tonalità c'era. Sì, siamo un po' alla Casa della Libertà, facciamo quel che cazzo ci fa. Tra l'altro, Leo, a proposito di quello, ho visto un video che mi ero completamente dimenticato, che se non sbaglio Neri Marco Re, che mette, quando fa il cantante al Pippo Kennedy Show, che si mette a cantare La mia donna ideale sono io. È fantastico, però adesso vogliamo andare a riprendere, perché non me lo ricordavo nemmeno. Nemmeno io, appena l'ho visto, ho avuto un flash, è bellissimo. Vabbè, comunque, questa settimana ci sono stati tanti di quegli show in... Non posso vedere con la faccia, però... Savinovic. Edo Savinovic. Erpollice. Sono stati tanti show, scherzi a parte, sono stati veramente tanti show, proprio sì. Il giorno di Natale, sì. Che ho visto Lucia Blog ha fatto un elenco di tutto quello che c'era. Devo spegnere la videocamera, scusami, è troppo bello questo duo. Guarda. In effetti, è il cane di Savinovic praticamente. Sì, 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 di Savinovic. Sì. E Lucia Dog. E Lucia Dog, che bello. Però la notizia, che poi ne parleremo più approfonditamente durante la puntata, è che la AAA ha annunciato il prossimo pay-per-view, che sarà il 19 febbraio, che per noi quattro molto probabilmente è il 19 febbraio, in quanto tale è il giorno più importante della storia.
Allora, la card è grossa. Perché è il compleanno di... Cioè, solo perché è il compleanno la di... La card è grossa... Sì, cioè, chi se ne sbatte di Re Reyes, oh. Sì. Il mio compleanno, faccio 26 anni, oh! Per tutti noi è il giorno più importante del nostro. Sì. E voi credete che il compleanno di Edo ci sia una card o comunque meno botte rispetto che a Re Reyes? Io non credo. Secondo me ci voleranno più. Allora, sicuramente voleranno i porconi, ma quelli, vabbè, sono all'ordine del giorno, non mancano mai. Per le botte ci possiamo lavorare. C'è la signora Maritera che ha conosciuto tutto il roster. Ragazzi, organizziamo qualcosa di grosso perché c'è il compleanno di Edo. Figa su dai, hanno risposto in coro. Figa su dai. E comunque, diciamo, sembra che sarà Raider Reyes, poi vi diremo. Anche stavo per fare un ruttino, Opala, è uscito fuori. Poi vi diremo la card e per i pronostici, però ve ne parleremo a febbraio. Però il 30 gennaio o il 20, il 30 se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, è molto probabilmente sbaglio. Ci sarà Lucio Costa. Non sbagli mai, Fabrizio. Capita. Ok. Ci sarà Lucio Costa contro FTR per il titolo parecchio. Esatto. Chissà se è l'ultima volta. Speriamo. È la volta buona, è la bella. Secondo me sì, perché do già una... guarda, anticipo qualcosina che dirò dopo. I Lucha Bros vado da campione a Red Reyes. Sì, sarebbe che figo. Anche perché ricordiamo che Raider, ma non anticipiamo troppe cose. Lo diciamo poi dopo, dai, una cosa alla volta, piano. Non ingolosirmeli subito, No, che poi si abituano, vogliono tutto subito, non ci seguono, è un casino, è davvero un casino. Quindi ci sarà questo incontro e tra l'altro invece ho visto che Raya Scorpion aveva messo una cosa di... È morto. Che farà un incontro tipo maschera per Raya Scorpion o Carta Brava. Vabbè, qualcuno di loro era, perché l'ho visto veramente di sfuggita. Era Ray Carta Brava Junior. Ray Carta Brava Junior. O che... Carta e Scorpiona. Carta e Scorpion Junior. Ray Carta e Scorpion Brava Junior. Sì, lui. E che non sarà più nessuno di loro. Che dovrà fare un mascara contro Caballera con un altro lottatore della AAA, ma non si è capito nulla. E quindi poi vedremo cosa succederà. Minimo un lottatore pelato, quello senza maschera. Sì, è senza maschera e pelato anche, quindi... un gran casino. È un po' Mister Iguana alla fine. Sì. Solo che mio fratello, maledetto sia, non ha la maschera, però. Sì, vabbè, però è un po'... Non ti è ancora arrivato niente da tuo fratello? Niente? Sono 2 mesi che aspetto. Sì, ti farò sapere. Gente che vuole portare al grande impero il Messico, esatto. Donandole soldi. Sai cosa dovresti fare? Dovresti mandargli una clip di quando tu hai fatto il suo cosplay, dicendogli: io ho fatto il tuo cosplay e tu non mi degni di risposta. Questa cosa mi offende. Eviterei così. No. Magari un pelo più diplomatico, però. Non lo so. Io eviterei, per sicurezza. Comunque, o voi giovincelli che fate parte dello staff di Ugo De Lucia, della redazione di Lucia, come ci è stato detto. Cosa avete visto questa settimana? Questi giorni? Il CMLL. Io ho deciso che è l'unica impresa di lucha libre del mondo, tutto il resto è fuffa. Sono diventato una vedova, ragazzi, una vedova, un Natale da vedova ho fatto. E la cosa che mi spiace è che mi ero già fatto il viaggio mentale che dopo lo show di Natale, che hanno caricato praticamente in simultanea in tutto il mondo, quindi non con le 2 settimane, questo l'hanno caricato appunto il sabato, se non mi ricordo male, la domenica non hanno fatto uscire la puntata settimanale solita del viernes spettacular, esatto. E io un po' pianto dentro, però è stato molto bello lo show che hanno caricato, quindi
mi è bastato, sì. Me ne sono fatto bastare. Sì, però appunto c'è stato questo... Cioè io e Fabri l'abbiamo guardato insieme, abbiamo finito e dai raghi, quando esce stasera l'altro ce lo guardiamo perché è strabello, cazzo, bellissimo, viva insieme, nel per sempre, ce lo siamo tatuati, non lo posso far vedere. Dei secoli, dei secoli, forever and ever, yeah. Con la fascia pura, però vi farò vedere il CMLL regna quando mi guarirà, e... però non l'hanno caricato. No. Eh no, non si può mica avere tutto, dai, ci hanno dato lo show natalizio in poi, contemporanea quasi, e mo pretendi anche quello del Viernes Spectacular di 2 settimane fa, è una cosa per volta, dai. E comunque ci hanno privato di un match niente male, perché ci hanno privato di Soberano contro Templar. Vedi, quello sì è un match che mi vorrei recuperare. Io purtroppo questa settimana, la mia settimana è stata parecchio povera di luce, se non quasi del tutto assente, però... Luce, però con luce. Sì, 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 sì. Però, vabbè, siamo qua. C'è da dire una cosa, che io non avevo ancora visto il CMLL. Io era un po' che non vedevo il CMLL, perché ho guardato ultimamente, ho guardato dell'altro, ho guardato la Crash... c'è stata la grande settimana e la settimana precedente dedicata alla AAA, quindi mi sono dedicato ad altro, e il Santidad e il Professional mi hanno detto che la qualità era cresciuta così de botto a livelli molto alti nel CMLL, e devo dargli ragione, ragazzi, hanno fatto un bello show, un bello show. Anche gli ultimi due incontri, che non sono stati purtroppo all'altezza di quelli precedenti, comunque erano ben fatti, non hanno sbagliato praticamente quasi nulla, quindi bello, 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 mi sono proprio divertito. Una cosa che poi andremo a vedere, non ci eravamo sbagliati a guardare gli incontri, l'incontro più lungo è stato quello femminile. Sì. Che è stato, a mio modesto parere, anche l'incontro della serata, ragazzi. Poi decidete voi. Sì, molto probabilmente sì, soprattutto perché c'è Stefanina nostra, che stifa. Stefanina, ma quanto è bella e quanto è brava. Quanto è brava. Mi state dicendo che Mistico contro Averno è stato al di sotto? No, è stato Averno, è diverso. Cioè, ah, ok. Sì, no, cioè, nel senso, Mistico è un fenomeno, ma Averno è stato il punto debole del match, il fatto che il match fosse combattuto da due persone, quello lo rendeva un grosso problema, però... Mistico è talmente un fenomeno che dice la leggenda che quando si trovava in WWE con il nome di Sin Cara, un giorno, durante un piccolo alterco nel backstage con il nostro amico Alberto Del Rio all'epoca, si incazzò talmente tanto che tirò fuori una pistola e minacciò il buon Alberto, che però non si fece intimorire, lo disarmò e lo riempì di mazzate. Quindi Mistico, grande, uno di noi sempre. Dice la leggenda, poi io non posso confermare, non posso smentire, non mi trovavo lì, però dice la leggenda che sia successo questo. E non so come mai, ma per saperlo basta che noi chiamiamo sul il telefono e chiamiamo il nostro amico Misti. Esatto. Ma non è che se tu chiami Misti corrisponde Dralistico, perché non hai ancora cambiato il nome. È un casino. No, è che devo stare attento alla spunta blu. Ah, ok, ok, giusto. Con la spunta blu allora è Caristico. Non... Comunque questa storia fa molto Tepito. Tepito è un bellissimo quartiere di Città del Messico che quando vorrò morire lo andrò a visitare. Quindi a breve, credo. Cioè, non sei nelle condizioni migliori. Andiamo subito a vedere questo, allora sì, dai, andiamo a vedere questo, poi parliamo. Perché il primo incontro, però, è stato questo. Atomo, Samuel e Zacharias hanno sconfitto i Micro Gemelo Diablos, i Gallito. Che capelli ho, ragazzi, stasera? Potevate dirmelo. Questo si pettina. Che il Gallito mi segue su Instagram, attenzione. Oh, attenzione!
cioè un quarto d'ora di incontro, un quarto d'ora di calvario, no, un quarto d'ora di incontro. Come e... sei cattivo. No, si sono comportati tutti, non abbiamo detto la cosa principale, vabbè, ora parliamo un attimino di questo incontro, ora la diciamo subito. E che dire, l'hai visto te? No, lei ha saltato a pie pari, giusto? Te Enrico l'avevi visto? Io l'ho saltato a pie pari. Gli stronzi, sappiatelo, io ho dovuto resistere. E vabbè, niente, hanno vinto. Io ho saltato a pie pari tutto l'evento, almeno per ora, quindi. L'ho saltato come accidenti, chi era che ha fatto la super mossa? Era Atlantis Junior, giusto? No, che era Gino Roberti. Gino Roberti. L'ho saltato come Atlantis Junior ha saltato le corde. Vabbè, hanno vinto loro, ma non abbiamo detto la cosa principale, ovvero, e la facciamo dire a Leonardo, cosa ci hanno voluto dire, soprattutto a te, perché l'hanno detto a te e a Enrico, quelli del SMLL. Ah, che bonito! Sì. Allora, voi dovete sapere una cosa stupenda, della propaganda del SMLL. Pro-Covid, la propaganda pro-Covid. Allora, io dico che cos'è la propaganda, poi dopo dico anche come è stata messa in pratica e voi direte delle somme. Dunque, come comincia lo spettacolo? Comincia con il banner del CMLL che si muove così. Bello! Come la vecchia, il vecchio screensaver del DVD, ve lo ricordate? Che spettacolo! Quello che non toccava mai gli angoli e mi faceva incazzare tantissimo. E tu lo stai lì, è quello che lo tocca? No, non lo tocca! Dunque, che rabbia! In questo modo, ok? Quindi voi vedete le cose del CMLL, la cosa divertente è che in mezzo al marchio del CMLL c'è la maschera, no? Del lottatore. In questo caso c'è una maschera mascherata come quella lì che indossava Enrico prima. Proprio faccio un esempio. Sì, esatto. Quindi, ecco, cioè c'è la maschera da Luciador con la mascherina. Perfetto. Quindi vedete, cominciamo subito così. Dopo questo intramezzo c'è il match di cui ha parlato Fabrizio. Poi dopo che Monito dà i consigli per vivere in sicurezza l'evento del CMLL. Quindi, indossare sempre la mascherina. Tra l'altro, mio fratello che Monito, ricordiamolo, vera ed unica manifestazione del demonio, in quanto in Messico, ora non ricordo il nome del gruppo, però in Messico se vai a fare un rituale satanico tentando di evocare il demonio scappa fuori che Monito. E secondo me, anche se ascolti 3 volte di fila il disco di Tezco e l'Omega, esce sempre fuori che Monito. Al dritto, però non al contrario. Ah, ok, perfetto. Perché il black metal non ha bisogno dei messaggi satanici subliminali, loro li dicono. Io però conosco una canzone che ci hanno fatto sentire questo pomeriggio, che se l'ascolti al contrario potrebbe uscire che Monito, effettivamente. Allora la vado ad ascoltare subito, cioè stai scherzando. Io ti mandiamo il link se vuoi, perché il link è qui e ci dirai di sì. Esatto. Comunque, dicevamo, quindi la prima regola è mettersi la mascherina. L'ho capito dopo. Ciao. Però mi ha fatto più ridere questo della battuta prima. È arrivato così, ma con le lacrime addirittura. Ma Fabrizio ci ha preso, perché? Io purtroppo quando rido mi vengono sempre le lacrime, scusate. Quello è il Covid, mica sono le risate. Sì. È ancora il riverbero del tampone sul naso. Dicevamo, è la risata commovente. Quindi la seconda regola è magari mangiare in modo tranquillo, onde evitare di asputecchiare a destra e a sinistra e buttare le cartacce nei posti vicini. 3.
e buttare le cartacce nei posti vicini è il primo, cioè è il primo sintomo, direi, di Covid. Sì. Buttare le cartacce nei posti vicini perché si è mangiato troppo velocemente e quindi ha mangiato carta. Sì. Ok, esatto. Grazie. Ciao Jacopo, grandissimo. Ciao Jacopo. E l'ultima indicazione è seguire le indicazioni dei posti, sui quali alcuni diciamo ci si può sedere, su altri invece no, per dare un distanziamento tra le persone oppure tra i gruppi di persone. Ora, durante l'evento viene inquadrato il pubblico, ok? Aspetta, anche le frecce per andare in bagno c'erano? Ah sì, giusto, anche le frecce per andare in bagno. E i segnali luminosi per le uscite d'emergenza? Sì. I segnali luminosi per andare in bagno, veramente, ci sono le frecce. Quelle sull'ala, quelle al fondo. Oh, grazie, Jacopo, va bene. Che bonato per noi. Grazie. Quanto bene. Quindi, ora, durante l'evento, il pubblico è stato inquadrato più e più volte. E puntualmente il pubblico non aveva le mascherine, o comunque nel momento in cui magari veniva inquadrato se la metteva e poi dopo se la ritoglieva, mangiava in modo sguagliato, nemmeno fosse Rush a un banchetto suo. E puntualmente io, cioè, ho visto le persone in fila una vicino all'altra senza, diciamo, rispettare questa divisione. Dice, vabbè, perché magari sono tutti un gruppo, ho capito, però un gruppo di 20 persone mi sembra comunque abbastanza esagerato, fate un po'. E soprattutto non c'era nessuno che magari faceva rispettare, che faceva il chemonito della situazione, diciamo, con mascherine di sera a dire no. Ma soprattutto chemonito ha preso per l'orecchio, e ha fatto andare, non abbiamo visto nessuno preso per l'orecchio. Sì, esatto. Da chemonito soprattutto. Da chemonito. Per la oreja. Cioè, ogni tanto devo parlare così, mi continuo ad allenare, ce l'ho fatta. Le parole che so le dico. Questo è quando ci ha spiegato il chemonito e questo è quando è stato applicato poi successivamente. Strano. C'erano anche due che si mostravano così pronti via senza mascherina. Beh, chiaramente senza mascherina, però con 3 metri di lingua. Ma doveva baciare qualcuno con la mascherina, un po' un casino. Che si erano appena conosciuti, la differenza era. Sì. Certo. Erano semplicemente vicini di posto e sai che Messico... Ah, anche tu qua per il Siamalello, vai! Abbiamo una cosa in comune, 3 metri di lingua. Giù di limone, va bene. Anche tu vedova del Toreo, sì. Esatto. Dopo che lo show, abbiamo detto che è cominciato con i match, con i Minions, per dei Minions, però per questi due qua invece è cominciato qua. Con il miglior match della serata, ragazzi, è cominciato. Si parte col bottissimo, non col botto. Sì. La Harochita, Marcela e Reina Isis battono Dalis, Princessa Suhehit e Stefanina Nostra. Reina Isis che mette una vittoria in cascina dopo anni e anni che presumo perdeva, perché non ho mai visto una lotta vincere. E che poi vabbè, Dalis tendenzialmente non sa lottare, anche se ha lottato abbastanza bene per essere Dalis, quindi non... Dalis Casas gliel'ho detto, non hai detto ieri, sì, non so, 30 anni ne stavamo parlando proprio ieri. Ah sì, no, per un momento ho pensato fosse tipo la figlia, invece sì, mi ricordo no, questo taglio, sì, lo so. Vabbè, il 440 lo sa solo lui cosa gli fa alle 30 donzelle. 30 anni sono tanti. 30 anni sono tanti. Lei ne aveva quanti? 17? Quando... Lei no, sì, abbiamo visto 16, 14. E lui ne aveva 30 anni fa, ne aveva 90, penso. Tipo. Sì. No, lui, lo dicevamo ieri a Enrico, quando va a lottare, lui la chiama, perché è stato padre fondatore, lui la chiama ancora la impresa. Ad Alice dice, la impresa. Non... Io che ho scoperto il santo e tutti gli altri. Vabbè, quella è. E quindi vabbè, la Roci alla Marcela e Reina Isis hanno sconfitto
più che altro Stefanina nostra, che non è mai da battere. Ma l'evento della, scusate un attimo il cambio di topic, ma sì, l'evento della GCW dove ci sarà il nostro amico Black Houses, quando sarà? L'hanno già fatto, se non mi ricordo okay, male, era il 17 dicembre, okay, ma penso okay sia reperibile su Fite. Penso. Okay, okay. Noi l'abbiamo sì visto in ottime condizioni, quindi vuol dire che... Sì. Che non, cioè, aspetta Fabri, chi che c'era anche in GCW prossimamente, sempre messicano che andrà... Bandito. Ah no, non messicano, c'era Spottituotti, come dimenticare. No, Dr. Wagner Junior. Ah sì, vero. A proposito di gente che gli puzza la vita, anche lui... Comunque faranno un grosso evento tra poco, per chi lo vuole vedere, in AWRG, praticamente ripetono l'AWRG versus AAA, che sarà molto interessante. Hanno messo nel manifesto il nostro amico Psycho Clown e un po' di altra gente, quindi magari è interessante da vedere. I bei tempi del vero manifesto. E quindi... Leonardo ha avuto un attimo una pausa nel frattempo. Sì. O è morto o è flashato, o credo la prima. Oppure sta sì pregando per... Non lo so. È andato. Ciao. È che purtroppo sono giorni che dobbiamo preoccuparci se salta. Quindi il solito è 40, per gli altri. Il panico completo nella trasmissione ormai non ha retto il 440 che se l'è perso in GCW, quindi è lì che si sta autofustigando, però lo lasciamo solo col suo dolore. E quindi Enrico, cosa ci dici di questo fantastico e bellissimo match? Allora, io come dicevo prima, un po' che non seguo la SMLL o le MLL, vabbè, no, non stiamo qui la a... MLL. La MLL. Non facciamo sottilette qua, però non ho capito soltanto una cosa. Ricco, bisogna toccare a vedere se è vivo, se è lui. No, è un ologramma. Si muove. Non ho capito come mai c'erano la Princesa, che era in team con la Stefanina, che teoricamente, da che mi hai raccontato, si sono minacciati, si sono fatte brutto. Esatto. Hanno fatto mesi e mesi a farsi brutto, a suon di lei non sa chi sono io e di denunzie e querele. Voglio parlare col tuo superiore. Tra l'altro, Princesa bravissima, perché ci retweeta sempre, ci mette mi piace, bla bla, eccetera. Sì. Però forse è arrivato il momento di smettere, no? Però ha sempre battuto Stefanina, cioè come fai a battere la Bacchetta? Brava. Ma in realtà sono state brave tutte e sei, cioè non c'è mai stato un calo di ritmo in questo match qua. E si sono viste delle cosucce veramente molto tecniche, quindi a chi piace il tecnicismo puro, è stato veramente un bel match, soprattutto zero scorrettezze, almeno non ricordo di averne viste granché, quindi veramente si è giocato proprio sull'abilità, quindi anche con sottomissioni molto particolari, mosse molto particolari. L'unica cosa che mi ha un po' stufato, diciamo, è che hanno utilizzato due o tre volte lo stesso escamotage di Stefanina o la Princesa che vanno di Lariat, gli avversari si abbassano e vanno a colpire Dalis. L'hanno fatto per due o tre volte, adesso non mi ricordo di preciso se due o tre, però vabbè, ok, passiamo ad altro, cioè è stato divertente. Poi lasciamo stare che non ha portato, diciamo, a risvolti narrativi come potrebbe succedere in WWE, che quando c'è l'errore allora dopo il match si guardano in cagnesco. Però insomma, a parte quello lì, il match è filato alla grandissima ed è stato anche un match piuttosto lungo, quindi hanno fatto veramente vedere tutto il repertorio, c'è stato tempo per fare un bel racconto.
e per me è il match migliore della serata. Forse arriva quasi pari merito con quello che lo segue dopo, subito dopo, però per me è stato il match della serata. Ma tra l'altro che l'incontro è finito 2-1 con Reina Isis che schiena la princesa, e finito l'incontro la sfida per il titolo. La carrocita? Sì. La carrocita, scusami. È un attimo di defaianza. È stato così. La carrocita che sfida poi Princesa Suhehit per il titolo. E Princesa Suhehit prende il microfono e chiede al pubblico se deve sì o no, se deve accettare la sfida della carrocita. Io ho sentito quasi tutti no, però. Sì. E lei è un pubblico avanti. Esatto, un pubblico un pochino difficile, diciamo, quello di Città del Messico di sabato, in pratica. Però sì. Hanno fischiato la princesa mentre parlava, sì. E quando lei diceva sì e no, coi no. Sovrastavano i sì, ecco. Sì. Il segmento non è che sia riuscito benissimo. Poverina, sono le cose che dispiacciono queste. Ho sentito un po' di maretta anche nel match successivo, vi dirò, da parte del pubblico, che comunque doveva essere una cosa portata avanti da... Poi magari è un'impressione mia, però mi sembrava abbastanza diviso ieri il pubblico. Doveva essere una situazione safe perché hanno vinto i tecnici nel match successivo, però ho sentito un po' di maretta. Secondo me dicevano no perché in quel momento stavano passando i controlli delle mascherine. Allora, no. Lei la porta la mascherina? Sì. Sì, ho quella di Rey Mysterio in faccia perché c'era uno dietro che quadravano ogni due per tre la maschera. Io credo che se... strano, io pensavo che se uno entrasse ad un evento CMLL con la maschera di Rey Mysterio lo pestassero. Infatti non so se è uscito vivo dall'arena, però entrare c'è entrato, il problema è uscire. Giusto, anche tu hai ragione. A proposito di maschere, diciamo già, molto probabilmente uno che non lotterà mai nel CMLL sarà il figlio di Phoenix, quello che è anche... Ah sì, lì. No, perché l'hanno già mostrato senza maschera, no? Perché sì, cioè io non capisco, cioè veramente questa cosa della kayfabe proprio, cioè Phoenix fa un video di suo figlio in macchina, suo figlio che avrà boh 2 anni, quanti anni potrà avere, e lo fa vedere senza maschera. È scandalo. Io non sapevo nemmeno avesse un figlio, a dir la verità. Nemmeno io. Ma magari non era suo figlio, era un orfanello e lui se l'ha caricato in mano. Mascheralo. In ogni caso, dato che si parlava di maschere, io direi che tra quelle che un uomo può indossare ricordiamo l'argilla. Sì. C'è la maschera di ferro, c'è la maschera, c'è la maschera di Pippo. Non abbiamo citato il bronzo, però, attenzione. Sì, vero. È come non citarlo, d'altronde. Ma la maschera di... C'è solo spalle. Guarda, Leonardo, cosa gli facciamo dire, Enrico? Di cosa lo facciamo parlare? Il soberano Fugas e Volador Junior battono il barbaro cavernario. Il 440 Casas, il Marachero e Templario, che Fabrizio ha scritto male. Comunque. Il 440 si scrive in un'altra maniera a casa mia. Sì. Ma però vabbè, il suo allora, nome, quindi non... È il nome... Ho fatto copia e incolla. Non il signor Dalis. Sì. Che poi io... è il 440 caribegno. Esattamente. Quando Fabrizio mi ha fatto vedere questa cosa, io sono andato subito a spulciare la cronologia di foto e c'era su Instagram una foto di loro due di tipo 20 anni fa, una cosa di questo genere, dove lei sembra la madre di se stessa adesso, che mi ha gullato Casas, perfetto. Perfetto, adesso so cos'è. Lui praticamente... prima l'abbiamo nominato credo 45 volte proprio parlando di Dalis. Sì.
quindi è una cosa divertentissima, è stato vedere le loro foto vecchie che sembrano più vecchie di adesso. Comunque, insomma, anche niente, il 440 secondo... sembrava più vecchio. Sì, 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 sì. Sì, perché adesso si tinge i capelli. Ah, ok. Attenzione, sembrava più vecchio perché non hanno fatto vedere il fisico, ha un fisico da gladiatore adesso. Prima che Leo commenti questo match, posso fare soltanto il mio piccolo commento a un particolare? Quanto sì. Cazzo è figo il ring attire di Templario? Io voglio la sua maschera in maniera proprio da star male. È proprio bella. Ne approfitto per fare un'altra domanda. Il costume nel momento dell'entrata di Templario. È entrato vestito da gladiatore, cioè proprio... Pum. Io ne approfitto per fare un'altra domanda al volo, anche se non ho visto l'evento, non ho visto il match. Quanto cazzo è bravo Soberano? Tanto. Tanto. Soberano e Templario, bravi, bravi, veri. Sì, 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 sono quelli che hanno fatto le scintille. Che perché vedendo gli altri nomi, insomma. Cavernario, esatto. Il Cavernario, insomma, Volador, tanto rispetto, però... Volador va a momenti. Perché poi non parliamo di un vecchio, parliamo di uno che ha 38-39 anni, sì, anche se sembra... Sì, anche sì, se 40 e cocci. Però fa degli incontri che si ricorda di essere Volador, degli altri no. Ma e gli altri invece rimane per terra, semplicemente. Sì, sì. Terra d'oro. Esatto. In realtà, quando... Scusa, qua, a proposito, scusa. Prego. No, ho chiesto scusa. Ah, no, dicevo, per la... Qua in realtà, e non l'ho capita nemmeno, dicevo... quando e qua in realtà ho notato il discorso del pubblico quando è entrato Volador l'hanno fischiato forte quando si è tolto la maschera perché lui non ha la maschera diciamo quella lì da Luciador ma c'ha quella maschera di plastica. D'argilla no non ce l'ha più no l'ha persa quella originale ok sì. Però solitamente magari chi perde la maschera Luciador nell'entrata la fa lo stesso. Quella lì non è la maschera da Luciador che aveva, perché quella è una maschera bianca in faccia e basta, presumo, quindi diciamo sia solo da gimmick. Non è proprio la maschera che si è fatto prima dell'incontro con la maschera. Lo scrum. Lo scrum, sì. È tolto appena i cetrioli sugli occhi e via. Sì, sì, si è voluto proprio togliere tutte le impurità perché ha ancora i brufoli lui. Esattamente. Sì. Quando si toglie quella maschera e il cappellino, il pubblico l'ha fischiata alla grande. Però quindi ecco, niente, questo match è stato abbastanza bello, ci sono stati alcuni momenti in cui avrei preferito cambiare canale, non l'ho potuto fare. Quando inventeranno un telecomando per YouTube sarà troppo tardi. Esattamente. raccontaci questo momento, Leo, raccontacelo. Te lo dico soprattutto subito soprattutto perché quando erano proprio quando erano su Ring Casas e il Barbaro Cavernario perché allora, innanzitutto il Barbaro Cavernario ha fatto una cosa che mi ha guadagnato due o tre posizioni tipo fare... a me ha deluso che non è entrato come il Flintstone vestito come? Non è entrato come Fred Flintstone. Sai che nel Titan lui è vestito da Fred Flintstone? Sì. E questa è stata una grossa delusione. Ah, sì. Poi vabbè. No, lui invece ha guadagnato 4 punti quando praticamente ha fatto la plancia su Kemonito. Lì... Ah, sì, sì. No, Kemonito non me lo dovete toccare. Kemonito è l'unico colpo, colpo che si merita. Perché quell'immagine è bellissima è il dropkick di Ultimo Guerriero. Lo fa volare da tutt'altra parte. È fantastica quella Zif. Con una violenza inaudita, tra l'altro. È piaciuto invece il salto finale del Maculato che col suo pannolone si va a sedere proprio. Che quella è la finisher di Casas. Quella è la sua finisher, ormai gli è rimasta quella. Ho notato una cosa bruttissima, che Casas e Volador sono la stessa persona con 20 anni. Abbiamo notato anche io e Enrico, sono identici. Sono loro. Io ero disperato. Il gioco di paternità non riconosciute, sì sì è vero.
e molto probabilmente il padre è il Volador, molto probabilmente. Sì, però, ragazzi, cioè, l'ho detto prima, ho fatto un accenno prima, l'ho detto prima in... come si chiama? L'ho detto prima in... Secondo me l'hai detto prima, però. Pre-live. L'ho detto prima, no, ma stavo per dire una cazzata, quindi mi fermo subito prima di dire una cazzata. È il match successivo che è successa quella grande cosa. Qui c'è stato il... era questo match che hanno fatto praticamente un lancione dal Titantron. Che hanno fatto un plancione, doppio plancione del Titantron. Era questo? Non lo so, ma lo dovete dire voi. Casualmente in quel caso sì. Casas era dentro il ring, tranquillo. Esatto, perché per chi non ha mai visto il CMLL, il Titantron del CMLL è veramente molto alto. Quindi più alto di quello di WWE, quindi parliamo, che ne so, saranno 2,5 metri, 3 metri? Penso di sì. Si parla di chilometri. Eh sì. E fanno una scala, fanno per scendere, una scalinata a stile Sanremo. Visto il CMLL, i lottatori, logicamente, da quel Tider non ci si buttano continuamente. Sì. È come se Pippo Baudo da Sanremo facesse un moonsault su Valeria Marini nel 1996. Sarebbe è una roba molto del genere. Sarebbe molto, molto, molto bello. Che più o meno sono coetanei con Carlos. E quello stavo a pensare, capito, quel pannolone da Soggesi. Baudo che si è buttato. Farebbe un e a quello lì che si buttava invece di dire no si butta. No, quello non ci ho pensato. Col pubblico GCW, buttati che è morbido. Sick mondo, levati proprio. Giusti, I got it. Sick Nick Mondo, veramente levati e vai avanti a fare i tuoi video. Wow! Vabbè. Si è fatta una cerca. Ah no, niente. Qua il soberano, sempre il soberano del Templario, qua hanno fatto pentole e coperchi, il resto è stato, diciamo, più di contorno. Fugas ha cercato di dare il suo contributo, però insomma, ricordiamo che il Fugas è il classico nome lombardo, cioè il Fugas. Sì, Fugas. Esatto, Fugas. Il resto, Fugas, insomma, è tutto, il focaccio. Il focaccio. Il focaccio. Il focaccio. Era un Fugas. Prego, possiamo andare avanti, Fabio. Ah, non vuoi più dire niente di questo splendido incontro. Mi rimetto a riparlare di Baudo, non ho problemi. No, però adesso andiamo all'incontro dove c'è stata la mossa molto probabilmente del secolo. Sì, sì. La persona che salta come Bubka saltava col salto con l'asta. Sì, sì. Tra l'altro mossa del secolo totalmente ignorata dalla regia e da qualsiasi replay. Ah, che poi c'è una cosa che devo dire. Ecco, vedi, l'ho dimenticato. Atlantis Junior il 25 dicembre 2021 ha presenziato ad un evento all'arena di Re Bucanero, che è un lottatore, dove lui, Atlantis Senior e Black Panther e Blue Panther, scusatemi, diciamo un terzetto di giovanotti contro la dinastia Morgan, hanno fatto un match, quindi straordinario per Atlantis Junior, perché sì. Devo recuperarmelo, perché in realtà i figli del pirata Morgan non sono male. Non sono neanche vecchi, sono
abbastanza giovane. Sulla settantina, quindi non sono nemmeno. No, no, no. Pirata Morgan sarà sulla settantina, loro saranno sui 30-35 anni. Non sono male, sono una bella coppia, ragazzi. Sono una bella coppia. E quindi il Coyote e Euphoria hanno sconfitto Atlantis Junior e Sangre Imperial. Ma allora, questo è stato un incontro che ha fatto i primi 5 minuti, 10, che era abbastanza sullo sticazzi, soprattutto quando c'era il Coyote sul ring, che praticamente non si era mai visto. Poi, tutto ad un tratto, Atlantis, Sangre Imperial e Euphoria hanno deciso di lottare bene, e Atlantis si è messo a fare una cosa che, basta, per me potevano chiudere anche il palazzetto. Sì. Atlantis si è ricordato di essere in mezzo a un match, ha detto, ciao, facciamo una mossa, dai, sono già passati 10 minuti, non ho ancora fatto niente. E abbiamo visto uno correre come un pazzo da fuori ring, verso Euphoria, sì? Verso Euphoria, sì. Salta da fuori dal ring, il ring è altezza, altezza rampa, quindi non è che sì, come se fosse la rampa in alcuni show dell'AEW che arriva a filo ring. Quindi comunque a filo ring. Salta, va praticamente dalla parte opposta del ring, si posiziona perfettamente per fare la Rakanrana Euphoria e la fa perfettamente. È stato pauroso perché, cioè, a parte l'elevazione del salto, ma anche la lunghezza era paurosa. Sì, cioè, su ring c'erano altri, si è visto l'ombra di questo sfrecciare e tu Rakanrana. Sì, sì. Chi è stato questo a farlo? Atlantis. Ma Atlantis, cioè, Gabri che mi fa, ma hai visto che cazzo Atlantis, non ho idea di quanti anni possa avere. Atlantis Junior, no, anche di più, anche 50. Sì, sì, ma cioè, recuperatevi quei 10 secondi perché sono paurosi. Cioè, Fabri che mi fa, ma che cazzo è successo? Atlantis Junior è quello che tolse la maschera alla sombra, se non ricordo male. Sì, sì, è lui. E allora sì, un cinquantello. E poi pochi minuti dopo ha fatto un'altra mossa da fuori ring. Sempre il nuovo. Sì, verso sì. Ring. Penso una crossbody, ma anche lì tipo una distanza infattibile e lui l'ha fatta. Ma paurosa. Io devo dire, allora fermi tutti. Atlantis è del 62? Sono quasi 60 anni, eh. Sì, del 62. Ma Atlantis senior. Ah, ok. Allora mi sono confuso io. Atlantis junior è del 98. Ah, ok. Chiedo. Mamma mia, ma è giovane come l'acqua, si dice dalla mia parte. E allora questo cazzo, non è i livelli di Darby Allin, anche se è un po' più vecchio. Cioè, no, livelli di Darby Allin, mai. Però no, cazzo, no, ora dobbiamo trovare la clip, dobbiamo trovare per forza una clip. No, ma la faccio adesso. Chiedo da Ranzulla, imparo come fare e vi schiaffo una GIF da condividere con gli amici, i parenti, le zie, le nonne. Io una roba voglio dirla su questo match. Dilla, va bene, no, va bene. Che i primi 10 minuti, è vero che è stato lo sticazzi assoluto, però nel match c'è Euphoria, insomma, no? Che è compagno di stable di Cicero, che per l'occasione era al commento. Faceva schifo, ok? Però la parte divertente la faceva Cicero, che puntualmente era spudoratamente di parte nei confronti di Euphoria, che nel momento in cui stava togliendo la maschera a Sangre Imperial, che gliel'ha scassata tutta praticamente, Sangre Imperial, figlio di Sangre Cicana, fratello di La Hiedra, e fratello di La Iuvia. Di Iuvia pure. Nel momento in cui stava scassando la la maschera a Sangre Imperial, José Luis Julio César Rivera diceva: non va bene, sta facendo una cosa che non si può fare, che rischio squalifica. E Cicero dice: no, è tutto regolare. Sì, va bene così, lascia fare. Esatto, nel momento in cui la stavano prendendo
o la scassi da davanti, oppure prendi all'endi, l'accetti dietro e poi dopo la tiri da sotto, no? Diciamo la maschera. Sì. Questo lo facevano in Euphoria, e tu sentivi e Cicero che, oddio mio, che cosa stanno facendo? Blocchiamo tutto, eccetera, eccetera. Abbastanza spudorato. Tra l'altro, era stato in questo incontro o in quello prima? No, in questo, che l'ultimo schienamento bisognava schienare tutte e due i lottatori. Sì, 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 sì. A questo, se non sbaglio. No? Vabbè, ma quello ogni tanto succede in Messico, che schienano tutti indipendentemente. Ma non contemporaneamente, proprio hanno schienato prima uno. Non ah, ok, era eliminazione allora. Sì, come se fosse l'ultimo. Sì, era okay, okay. Sì, la caduta quella lì, diciamo, la bella. Ok? La bella l'hanno, se fa così. La terza l'hanno fatta doppia, che a volte non si capisce anche quando l'arbitro conta tutte e due o fa cedere tutte e due. Sì. Cioè quello... se c'è una regola precisa oppure no. Ma... e il main event poi, che è stato un incontro per il titolo storico medio, sì. NWA SMLL. Che piano piano la dicitura NWA se ne sta leggermente andando. Sì, Mistico ha sconfitto Averno. Che... l'incontro non sarebbe nemmeno stato così male, il problema era Averno, che si è preso, sì, un amaro di troppo. Cioè palesemente non ha scaldato il cuore. Esatto, sì, esatto. Palesemente Mistico ha iniziato a tirare 4-5 freni a mano subito all'inizio, si è adattato all'andatura di Averno, quell'andatura un po' barcollante. Però partiamo praticamente dal finale. Averno che fa tre armbar a Mistico, la mistica di Mistico, lui la fa sempre sul braccio destro. Invece si è fatto mezzo giro in più, l'ha fatta sul sinistro, perché doveva tirare il braccio e ha venduto le tre armbar. Che tra l'altro erano molto ben fatte. Le tre armor di Averno erano veramente ben fatte, cioè davano proprio l'idea di essere delle armor belle, belle strong. E Mistico se l'è venduta però. Io, no, all'inizio io ho detto, la cazzo l'ha fatto sulla sinistra. E poi quando ha fatto vedere replay, ha proprio tenuto il braccio come se fosse, non lo potesse muovere, perché sì, ha tirato dall'altra parte, cosa sì, che non avrebbe potuto fare col destro. Porca troia. Ogni tanto si ricorda anche lui di saper lottare. Se ritornasse quello di inizio carriera, magari. È che quel salto dal trampolino, secondo me, ha battuto la io testa. Devo capire io devo capire che switch mentale gli ha fatto fare quel salto sbagliato, perché cioè è un mistero. Dopo quel salto sì, sbagliato... Beh, ieri è stato palesemente l'uomo del match. Che comunque Averno... vabbè, con Averno cosa ti aspetti? Averno c'ha 150 anni ormai, anche basta. A fine incontro ha risfidato nuovamente a Mascara contro Caballera, Ultimo Guerrero. Sì, sì. Vediamo sì, quando lo faranno. Dipende da quando Ultimo Guerrero decide di tagliarsi i capelli. L'abbiamo già detto due settimane fa, ora sto facendo le prove. Esatto. Più che altro fa ancora freddo, siamo in inverno, magari in primavera. No, ma lì è più estate, Anche tu hai ragione, anche tu hai ragione. Finale però molto fair play, a me è piaciuto molto. Alla fine tipo si complimentano, questo è un grande luchador, tu sei un grande luchador, bello. A me queste cose piacciono. No, sei meglio te, ma no dai, sei meglio ma te. No, sei meglio no, te. Dai, attacca sei tu, te. No, attacca tu. Ha rifatto l'incontro e sono picchiati. Riattacca insieme, 1, 2, 3, ma non è riattaccato, ti ho fatto uno scherzo, sai queste cose. Mamma mia, terribile. E quindi tra l'altro però ecco, a proposito di attaccare su, c'è stato un momento Cicamelo anche c'è stato un momento bellissimo dovevano alzare la mano a Mistico con la cintura, c'era anche sì, Averno lì e Averno aveva già dato la mano a Mistico,
Mistico aveva la cintura, sto per dargli la mano, mentre dalla mano alzano le mani a Mistico. E averlo fare così perché per due o tre secondi, sei due o tre secondi proprio veramente imbarazzanti che dici fica cazzo non gli ha dato la mano, e poi lui che si gira e se la mette boh non so in tasca, non ho capito come se averlo avesse fatto così. Quindi il momento chicca me l'ho anche da parte di Hardy, sì, ha fatto molto ridere, sì. E poi appunto lo show si è concluso con Mistico che fa brutto ancora verso Ultimo Guerrero. Io non farei troppo brutto con Ultimo Guerrero perché poi ti licenzia. Si pone un problema. Previo taglio delle gomme. Sì, sì, esatto. Sì. Esatto. Bevo. No, non ho più acqua. Non bevo. Tieni Fabri, posso... Dai, prendi. Grazie. Bella fresca. Allora, hai visto qualcosa, credo? Sì. Allora, aspetta. Allora, dobbiamo fare una cosa. Ugo De Lucia. Fin della primera parte. Ugo De Lucia, siamo qui per aspettarlo in diretta dallo Santos, sì. Ugo De Lucia, non ho sentito dillo ancora, che comincia dillo ancora, eh? Ugo De Lucia, che? Ugo De Lucia, cosa? Ugo De Lucia, dillo ancora, Ugo De Lucia. Ugo De Lucia, segunda parte. Che dire, che fare, compare, scompare, riappare, sì. Sono cose... È vivo, non è vivo. È lui o non è lui, ma certo che è lui. Certo che lui. Allora, cosa ho visto? Ho visto tre video questa settimana. Vi inizio a parlare degli ultimi due in ordine cronologico, perché sono stati letteralmente uno da 3 minuti e mezzo, l'altro da 1 minuto e mezzo, che si possono condensare in auguri di Natale da parte di Rusce famiglia. Ma avevano quella maglietta da boscaiolo? Sì, hanno fatto vedere anche parte del set fotografico. Perché hanno fatto proprio un set fotografico. Sì, sembravano naturali. No, hanno fatto un set fotografico, tutti vestiti allo stesso modo. Sì, me l'ha detto Rush nel video, quindi io prendo per legge quello che dice lui e mi adatto di conseguenza. Fatto sta che hanno fatto il set fotografico, vestiti da boscaioli, padre, madre e figlio, ne hanno approfittato per regalare a tutta la fiction del mondo mondiale, non importa da dove sia, da che parte del mondo, me da igual un buon Natale e un felice anno nuovo. Ah, si è portato avanti anche col Capodanno. Ha detto Rush, ricordatevi che fondamentalmente questo è un consiglio che io ho imparato nella vita e ve lo dico da ingovernabile maior: domani un altro giorno e si vedrà. Sì, esatto. E niente, tanti auguri, buon Natale, felice anno nuovo da parte della famiglia ingovernabile. E il coso, abbiamo visto un piccolo zoomino sul presepe fatto dalla reina, e poi il video si è chiuso con una zoomata sull'albero di Natale, che è altissimo, un albero gigantesco che più o meno a metà albero, tra un ramo e l'altro, aveva un action figure di Rush con la maschera seduta a cavalcioni. Quindi vabbè, sono cose che succedono in questa famiglia. No, ma sono solo queste sono idee tue, Leo, io non lo so. Okay. non credo. Invece nel secondo video abbiamo visto fratello maggiore, fratello mediano e padre
quindi esattamente Rush dralistico e la bestia del ring, che di nuovo ci fanno gli auguri di Natale, buon anno nuovo, passatela benissimo, divertitevi, eccetera, eccetera, passa lo che passa, no? Passando da Perros, finito il video, un minuto e mezzo, i commenti tutti tristi per la mancanza di Dragon Lee, però Dragon Lee aveva altro da fare, a quanto pare. Ovvero defilarsi dalla sua famiglia, esatto, disconoscendo la sua stessa famiglia. Comunque, in questi auguri da parte della dinastia Muñoz abbiamo visto l'attaccamento al padre dei due figli, con tanto di baci, mentre parlavano. Ah, siamo qua con nostro padre, bestia del ring, drastico, esatto. Papà. Sì, è vero, perché sono dralistico, amo mio padre anch'io. Sì, con dralistico che a momenti mi è sembrato, quando... dico, meno male aveva la maschera con la bocca tappata, però mi è sembrato che davvero lo baciasse sulle labbra direttamente. Quando dralistico ha detto te amo io también, papà, sì. ha fatto proprio, poi si è girato verso Ruscio e gli ha fatto gne 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 gne. Io non l'ho capito. Ha preso il bacio anche da me intanto. Poi si sono picchiati. E niente, invece il video precedente, quello più sostanzioso, più lungo, che risale ormai a 2 settimane fa, è il capitolo finale della riabilitazione del Toro Blanco, che, attenzione, questo non vuol dire che abbia smesso di allenarsi, che abbia smesso di fare riabilitazione, perché ha ancora almeno 4, 5, 6 mesi forse di riabilitazione, però ha deciso di concludere qua il video. Perché? Perché sta facendo un buonissimo lavoro, ha riniziato a camminare, ha riniziato a correre, quindi il Toro Blanco, accompagnato dal dottor Meinardo, ci ha fatto vedere la sua nuova routine di allenamento. Ha imparato ad alzarsi. sì, esatto. Fatto sta che, niente, il dottor Meinardo ci ha illustrato la nuova routine di allenamento di Rush, il nuovo circuito. La solitudine, me lo chiedo, mi dimentico, che è la socialità. Va bene così, sai che lo farei anch'io. E niente, abbiamo visto la routine, il dottore si è dimostrato molto contento dei progressi mostrati da Rush, che addirittura sta andando talmente spedito nel suo programma di recupero che ha iniziato a correre un mese prima del dovuto. E questo non perché Rush vuole strafare, no, si è comportato bene con l'aiuto della moglie, l'aiuto della dottoressa Sandy, l'intervento che ha avuto col dottor Amanzio, eccetera, eccetera. Niente, sta facendo molto bene, quindi Rush ha detto tornerò ancora più forte di prima, passa lo che passa, non passa nada, con tanto di dottore che anche lui non passa nada. E niente, adesso speriamo settimana prossima di vedere qualcosa, dopo queste feste. Magari arriveranno davvero i gameplay di Rush e Dragon Lee che giocano ai giochi di wrestling sulla PlayStation. Chissà, speriamo, sarebbe molto interessante. Però suppongo che vedremo una nuova fase anche nel canale anni, YouTube. Anni fa c'era per la PlayStation 3 un gioco della AAA. Sì, Heroes del Ring, che non era nemmeno fatto malaccio, però insomma, qualcosina... Questo annuncio? Dai, diamo questo annuncio ai nostri fans. Sì. Rush e il piccolo Willy hanno mandato la loro iscrizione al PWF, quindi saranno sul lato viola del ring a giocare e a farsi massacrare al gioco nuovo della PWF. Ma se riusciamo a fare quella fatidica domanda alla Reina, esatto, potrebbero esserci momenti bellissimi. Ve lo immaginate io che faccio le domande a Rush?
senza cercare di ridere. Esatto, o senza cercare di avere paura. Il primo non passa, visto che ne fa 45 al secondo, il primo non passa nada, che rischiamo di dover tirare giù tutto. Basta che gli scappi il braccio un attimino più in alto, è un casino. La cosa bella sarebbe tipo Rush, ma quanto Stanley Kubrick ha influenzato sul tuo vlog? Perché io ci vedo un po' di Kubrick, un pochino di Lars von Trier, un pochino David sì. Lynch. David Lynch è molto linciano, sì. Soprattutto le riprese mosse della reina. Sì, è molto brava. Comunque molto brava lei. Però no, non stiamo dicendo che li avremo come ospiti, ve lo diremo se ciò No, magari. Però se sarebbe bello. Lasciateci sognare in pace. Si può dire che non ci stiamo provando, ecco. Per citare malamente Bersani. Bersani, il politico però. Sì. Pierluigi. Non lo vedo più, prima lo vedevo quando veniva a fare i prelievi da noi, veniva spesso. Ah, si vede che è morto. Ha paura che gli attaccavi il Covid. No, è una persona molto cordiale, molto molto, davvero. Non si sa. Noi ci proviamo sempre. Poi, ma scusami, tu che sei l'ace della NJPW, non puoi mettere una buona parola per noi? Gli scrivi: ciao, sono il Tana, potresti fare... È amico di Naito, Rush, quindi... Allora parli con Naito e... No, gli scrivi: ciao Tana, ciao, sono Tana, un amico di Naito. Forse vi ricorderete di me per... Forse esatto, e poi da lì comincio. Qui è finito qua, Edo. Sì, purtroppo non c'è stato altro materiale. Dovrei recuperarmi un po' anche il vlog di Namitardo, nel caso in cui il nostro amico Toro Blanco non ci dicesse nulla la prossima settimana. Però o effettivamente c'era poco materiale. O per Dinci Bacco. Sì. Allora, come abbiamo detto all'inizio, la AAA ha annunciato Raider Reyes, che sarà il 19 febbraio. Ricordatevi che il 19 febbraio è la data più importante storicamente parlando di sempre, perché è compleanno di Edo, per tutto quello che potrebbe succedere un 19 febbraio qualsiasi, o che è successo in passato. Ma anche perché è storicamente accertata, mica come il 25 dicembre, che è un po' lanciata così a caso. Sì. Ragazzo. Cazzo, cos'hai contro il 25 dicembre? No, non era per te, Fabio. Lui parlava di quell'altra persona che è venuto un po' prima, sa effettivamente. No, la tua data è accertatissima. Mi fa venire Sapin, poi piango. No, Fabri, nulla contro di te. Nulla contro di te. No, diciamo che è un po'. Si parlava del figlio di quel famoso porco con tre lettere, però ecco, questo è un altro discorso. E quindi a Red Reyes 19 febbraio con main event il hijo del vichingo contro un rientrante, che ambite quello che volete, in AAA, Johnny Hennigan in questo caso. John Hennigan. Ex Impact, ex Nitro. Che vi dico una cosa, sono andato a recuperarmi qualche commento alla notizia, tipo il 70% dei commenti era: ma quello non è Johnny Mundo, chi è questo John Hennigan? In conferenza stampa è stato presentato come Johnny Mundo. No, ma c'erano tutti i fan messicani che dicono: perché John Hennigan? Quello non è Johnny Mundo. E ringraziate Lucha Underground per i soliti casini che ha fatto. Anche per questa cosa. Sì. E nell'incontro femminile, che l'incontro femminile è un incontro a 5, se non sbaglio, sì, 4 più la Luchadora sorpresa,
ve lo diciamo già adesso, usate la sorpresa, sarà Taia, dai, poche balle. Sì, è non... E servirà per decretare la contendente numero uno, perché pare che Donna Purazzo abbia dei problemi di visa. Non ne aveva avuti altri in precedenza, eh? Non l'abbiamo vista difendere il titolo così tante volte in Triple A. Quando cazzo le togliete il titolo? Porca puttana. Eh sì. Poi ci sarà un altro luciador a sorpresa in un altro incontro e poi la card comunque. La card. Ve la vado a leggere, l'ho persa, l'avevo aperta, ma l'ho persa, quindi ve la vado a rileggere. Ace però suggerisce un nome che obiettivamente risolverebbe qualsiasi questione. Johnny Triple A, esatto. No, sarebbe esatto. Troppo lungo. Johnny Triple A. Sarebbe anche Johnny... Ecco, allora, così, fosse così. La card sarà Willie Mac, Mister Iguana, il Nino Hamburghesa contro i Vipers. Se non vincono Mister Iguana e compagni, mi incazzo come una iena, lo giuro. Poi Vigliano Tercero Junior e la Iedra contro Octagon e Sexy Star contro Ares e Chick Tormenta. Gli altri, il rimanente dei Vipers, lottano ovunque i Vipers. Sì. L'incontro che vi dicevamo per il campionato, l'eliminatoria, quindi con loro per il campionato Reina de Reina, Lady Maraviglia, Lady Shani, Lady Flammer e la Luciadora sorpresa. Poi la impresa contro la famiglia Real, che sono la Parca e i figli, contro la nuova generazione dinamita, qua incontro della Madonna. Sì. Il torneo Rey de Reyes, l'anno scorso, vinto dalla Redo Kid, e la Redo Kid andrà contro Psycho Clown, Cibernetico, Bandido, che quindi è rimasto, porca troia. Che sì. Bello, speriamo rimanga ancora, esatto. E speriamo lo vinca anche a lui la spada stavolta. Speriamo si porti a casa una cazzo di spada enorme, bellissima, perché se la merita. E il Luciador a sorpresa. Sì. Il Luciador a sorpresa che... Non, al momento non abbiamo indizi su chi possa essere, quindi tra l'altro Bandido ancora campione della Ring of Honor, No, è sì. Leishman. È vero. Non ha mai vinto ufficialmente. È vero. Lui ha detto che andrà a combattere contro Baron Black, che è quello lì della IW che avete visto a Dark diverse volte. Perché il buon Baron Black insieme a Grisham hanno tirato su una federazione cina che si chiama Terminus e a gennaio ci sarà il primo evento. Sì. E Baron Black contro Bandido si presenterà con il titolo Ring of Honor. Come giusto che quello sia. Vero. C'è anche non da vedo considerare che ad aprile quando ritorna la Ring of Honor molto probabilmente faranno Grisham contro Bandido. Sì. Non lo fanno prima in qualche altra federazione. Scusami, non so per cosa dovrebbero farlo. Bandido mette in palio il suo titolo, immagino. Sì, esatto. Non l'aveva fatto l'altra volta, lo farà. Ok. Poi Lucha Brothers contro i Los Hermanos Lis, anche loro è plurale, plurale, perché sono due. E se Los Hermanos Lis. Los Hermanos Lis. Lingua internazionale. Sì. Il Chico del Vichingo contro John Henningham, quindi. Sì. Questo è il resto della carta. Quindi si provvedono voli. Voli pindarici. Soprattutto stavo vedendo, ho avuto un attimo un sussulto per un secondo, si poteva volare molto molto alto e quindi questo è tutto. Basta. Eh già. Vi abbiamo delucidato quel tanto che basta. Io spero torni la AAA la settimana prossima e lo dico così. E speriamo che non ci sia un altro recappone. Anche se sono quasi convinto ci sarà un altro recappone. Io punto penso sul che stanno ancora. Anche penso perché... che stiano ancora ricalibrando per l'inizio delle trasmissioni nuove.
Sì, perché Lucia Blog parlava che l'incontro che faranno il 30 gennaio, quello dove ci sarà appunto Lucia Bros contro FTR, e pare che o lo mostrano live, o se no quella card lì, o se no la mostrano 2 settimane dopo, quindi Sì. Boh, registrato, quindi non si sa ancora questa cosa qua. vediamo, vediamo. Comunque. Grazie a Domingo e Gafas Hernandez. Grazie a voi, come sempre. Grazie al subcomandante flemmatico covidatico. Covidattico. Penso di essere verdognolo adesso. Non ancora, non ancora. Non Stai perdendo colore. ancora. E il Santidad covidacolo, anche lui. Il Santidad Buonas noches, Covidad. Fabrizio. Gracias. Grazie a tutti. E Bravo. buon Fabrizio. Grazie al padrone di Grazie. casa. Grazie a Grazie vosotros y a vosotras. a tutti. A nosotras? Vosotros y a vosotras. Ah, ok. Mi ero perso un pezzo. Mamma Ciao, mia, chat. Chat. Ciao. Ugo De Lucia, siamo qui per aspettarlo in diretta dallo Santo, sì. Ugo De Lucia, non ho sentito, dillo ancora, che comincia, dillo ancora, eh. Ugo De Lucia.